appena fatto un galoppo. Questo video vedremo la differenza di chi sa andare a cavallo e chi non sa andare a cavallo. Non so andare a cavallo, cioè sarei io. Vedrete che il galoppo non è proprio facile. Io ho più o meno un 500 escursioni alle spalle e comunque sono un principiante. Romano che c'ha un milione di escursioni alle spalle, vedrete la tranquillità che praticamente io non ho quando vado a cavallo. Trotto, vero? Me la qua. Antonio, Sì. com'è stata questa esperienza? Com'è stata? Sempre emozionante e adrenalinica. Ottimo, direi. La verità è che fare 30-40 allori su un cavallo è come se facessi praticamente 150-160 in volo, però non provi la stessa emozione. Molto molto più bello andare a cavallo. Ottimo, direi. Ottimo. 100 metri stacco. Sto allenando per quanto poi sarà un momento. Evi, vieni, vieni. Amici, avete visto la differenza tra una persona esperta che va a galoppo e quindi armonizza il movimento e una persona inesperta come lo sono io che va a galoppo e che salta in sella? Cioè, immaginatevi uno di voi che viene per la prima volta a cavallo, come spesso succede, e chiede di fare un galoppo per provare quell'adrenalina, quell'emozione fantastica che si prova quando si galoppa. Immaginate cosa potrebbe succedere a uno di voi che è del tutto inesperto e invece di fare un saltello sulla sella, fa direttamente un gran salto dalla sella per cadere a terra. Nella migliore delle ipotesi vi fate qualche mese di ospedale, nella peggiore è meglio che non la consideriamo proprio. Quindi il galoppo, ragazzi, non è uno scherzo, è un qualcosa che bisogna farlo con i giusti presupposti. Fatto questo, con un po' di esperienza si può fare anche il galoppo. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Stiamo crescendo e il tuo aiuto è di notevole supporto. Un saluto a tutti e alla prossima.